Buongiorno. Abbiamo visto appunto il governo vuole inasprire le pene verso gli scafisti, però non è facile, nel senso, i presunti scafisti che arrivano qua spesso sono migranti che stanno al timone, gli scafisti veri stanno sotto. Infatti le norme che sono contenute nel decreto sono norme che puntano a colpire anche chi organizza, quindi perché abbiamo detto che possono essere perseguiti anche coloro che compiono il reato fuori dai confini italiani? Perché vogliamo colpire coloro che stanno dietro allo scafista manuale. È come la malavita organizzata, non è che il capo è quello che compie manualmente il reato, però è l'organizzatore. Quindi colpiremo anche gli organizzatori, questo è lo spirito dell'azione. Contemporaneamente vogliamo favorire l'immigrazione regolare, perché le nostre imprese, comprese quelle della logistica, hanno bisogno di lavoratori sia nel settore industriale, sia nel settore dei servizi, sia nel settore agricolo. Quindi le norme renderanno più agevole l'immigrazione regolare, favoriremo la formazione. Però dovremo contrastare fortemente l'immigrazione irregolare, puntando anche sui paesi da dove parte l'immigrazione. I paesi virtuosi che faranno accordi con noi, che riprenderanno gli irregolari, che faranno anche azione di presentazione di com'è l'immigrazione irregolare, i rischi che si corrono. A questi paesi noi riserveremo una quota maggiore di migranti regolari che potranno venire a lavorare nel nostro paese. Il tutto lo faremo anche insieme ai datori di lavoro, quindi chi viene migrante regolare in Italia sa già dove andrà a lavorare e che cosa farà. Quindi questo è un segno di grande disponibilità nel nostro paese, ma linea dura contro i criminali.